Buon pomeriggio, fratelli e sorelle nerazzurri. Allora, Empoli-Inter 0-1. Racconto della partita. Io il primo tempo l'ho ascoltato perché, se vi ricordate, ho detto che ero al lavoro. Il motivo per cui non ero con gli amici, con i fratelli del baretto. L'ho ascoltata e ho rivisto gli highlights. Un Inter che fa di tutto per passare in vantaggio il prima possibile per poter gestire la partita, ma nel primo tempo non ci riusciamo assolutamente. Almeno 4 palle gol ghiotte. Ci ricordiamo quella di D'Artagnan salvata sulla linea da Ismaili. Ci ricordiamo il gol annullato a Thuram perché aveva il bacino, il femore, l'anca in fuorigioco. E quindi si rimane sullo 0-0. Secondo tempo, si riparte con la stessa storia. L'Inter vuole passare in vantaggio e lo fa con Dimash, che secondo qualcuno, in qualche video di qualche Inter triste, dice che Di Marco non è da Inter. Calcio d'angolo, il pallone arriva a lui, lui rimane fermo, si coordina con il sinistro, aspetta il momento propizio che scenda la palla dove vuole lui, la colpisce e manda la palla all'incrocio più lontano. 1-0 Inter. Creiamo ancora qualcosina, ma l'ultimo quarto d'ora è dell'Empoli, perché noi ci tiriamo il remo in barca, vogliamo risparmiare le energie, rischiamo qualcosina. Ma le partite si portano a casa anche così. Queste partite vanno portate a casa anche così. E quindi sono 15 punti i 5 partite imbattuti fino adesso. Primi in classifica, ma non conta nulla. Poi le somme si faranno più tardi. L'importante adesso è tenere il passo. Io auguro una veloce guarigione al nostro Marco Arnautović, detto Deadpool, perché ci serve per il proseguo della stagione. Detto questo, ragazzi, godiamoci questi 3 punti, godiamoci queste 5 vittorie. Non prendiamo sotto gamba nessuna gara, nemmeno quella di mercoledì, che guarderemo insieme al baretto nerazzurro contro la Salernitana. Io vi saluto, vi auguro buona domenica. Forza Inter e amala sempre.